Lo dice a me che ho lavorato con la Russia, sono stato 4 anni in Russia, ero stato molto bene, molto trattato bene, poi sono venute via, anche lì si è rotto qualche cosa. Vedere queste immagini mi sembra incredibile che nel 2020, 22, come siamo adesso, possa succedere questo, vedere dei bombardamenti, delle distruzioni. Come se tutto quello che è successo in passato non fosse neanche nella mente. Certo. Proprio ci siamo dimenticati di tutte queste cose orrende che avevamo vissuto. Guarda, mi viene la pelle d'oca solo pensare che mio padre è stato in 6 campi di concentramento, si è salvato per 8 alla cuffia e vedere questa gente che scappa. È doloroso. Doloroso e inconcepibile. Non Certo. riesco a concepire che si possa fare la guerra, ecco. Certo.